Una grande folla di fedeli ha recitato l'Angelus con Papa Francesco in piazza San Pietro, il 6 gennaio, solennità dell'Epifania del Signore. Prima della preghiera mariana, il Papa ha spiegato che l'Epifania mette in evidenza l'apertura universale della salvezza portata da Gesù. Questa festa, ha detto il Papa, ci fa vedere un duplice movimento. Da una parte il movimento di Dio verso il mondo, verso l'umanità. Dall'altra, il movimento degli uomini verso Dio. Ma l'iniziativa, ha ricordato il Papa, è di Dio. E ha aggiunto: l'amore di Dio viene sempre prima del nostro. Lui sempre prende l'iniziativa. Lui ci aspetta, lui ci invita. Ma l'iniziativa è sempre di Lui. Gesù è Dio che si è fatto uomo, si è incarnato e è nato per noi. La nuova stella che apparve ai Magi era il segno della nascita di Cristo. Se loro non avessero visto la stella, quegli uomini non sarebbero partiti. La luce ci precede, la verità ci precede, la bellezza ci precede, Dio ci precede. Ma il profeta Isaia diceva: Dio è come il fior del mandorlo. Perché? Perché in quella terra il mandorlo è il primo che fiorisce. E Dio sempre precede, sempre primo, ci cerca. Lui dà il primo passo. Dio ci precede sempre. La grazia di Lui ci precede. E questa grazia è apparsa in Gesù. Lui è l'Epifania. Lui è, Gesù Cristo è, la manifestazione dell'amore di Dio.